cattivo. Ora, la domanda è, non essendo tutti biomedici o chimici, come facciamo a sapere qual è la verità quando da sempre ci dicono che ne so, il burro e il grasso saturo è dannoso, oppure le melanzane e i pomodori li possiamo mangiare? Fine delle domande. Allora, partendo dal discorso delle solanacee, come vi ho detto prima, io non ho la verità in tasca. Io ho un percorso che sto facendo sulla mia pelle, quindi so di cosa sto parlando, da un certo numero di anni, lo vedo trasferito in, posso dire ormai, migliaia di persone, neanche decine, migliaia, perché tengo dei corsi in una mia scuola di scienze e arte della salute a livello di igiene naturale, quindi passano centinaia di persone che poi non tutti riescono a mettere in pratica, te lo dico, ma tanti sì, e vedo i risultati in tutti gli ambiti: la diabete, morbo di Crohn, malattie cronico-degenerative, artrosi, l'artrite, reumatoide, eccetera. Nell'ambito delle solanacee è indiscutibile, perché io l'ho visto parecchie volte, che la solanina è immunogena, cioè stimola il sistema immunitario. Una persona con l'artrite reumatoide sente subito la solanina, subito. Quindi quando mangia, che siano patate, pomodori, peperoni, melanzane, eccetera, ecco, quindi bisogna stare attenti. Se una persona è sana e gli piace questi tipi di ortaggi, cercare di mangiarli nel momento di massima maturazione, quindi coltivati qui, raccolti qui. È chiaro che se tu un pomodoro me lo prendi dalla Cina o da Romania, che viene staccato verde, quindi è solo solanina, viene maturato con dei gas, arriva qua rosso, ma rosso non è perché è un'illusione, è un Maya. Chiaro che tu stai mangiando il massimo della solanina, quindi che è certamente una sostanza tossica per l'organismo umano. Certamente immunogena, cioè stimola troppo il sistema immunitario. Ma se tu mi prendi un pomodoro maturo, coltivato di casa tua, magari te lo fai te, con la tua energia, e lo mangi staccato rosso, è completamente diverso. Quindi bisogna sempre cercare di valutare attentamente. Quello che io posso dirti come esperienza è che si sente la solanina, io la sento nell'ambito, no, morbo di Crohn, non ho niente, malattie autoimmunitarie, però da quando ho fatto un percorso io sento il glutine, sento quando c'è il glutine, lo sento, i processi digestivi sono più lunghi, quindi la proteina del glutine è indubbiamente difficile da digerire, punto, per me. Siccome poi non è solo per me ma anche per tanti, ecco, valuterei con più attenzione. Quindi se uno è sanissimo e vuole mangiarsi il pomodoro, se lo mangia, ringrazia, prega e aiuta anche quello, ovvio, a livello vibratorio. Dall'altra, se ci sono delle patologie autoimmunitarie, io lo sconsiglio, punto. Cioè, tiroidite Hashimoto, diabete tipo 1, l'artrite reumatoide e le altre cosiddette malattie immunitarie, dove il sistema immunitario è un attimo scentrato, che chiaramente uno può dire, ma è il problema del sistema immunitario, non è il problema del pomodoro, certo che sì, però se io lo prendo mi fa male perché devo prenderlo, lo tolgo momentaneamente e poi magari lo faccio reintrodurre nella mia alimentazione. Per il ghi, sono d'accordo, se esuliamo la parte morale, etica, che è sempre un derivato animale, perché si tratta sempre di un latte di un altro, un'altra specie animale, quindi togliamo questa parentesi, certamente non ha più la proteina, io l'ho assaggiato perché provo tutto per curiosità, mi ha fatto schifo, non l'ho più usato, tutto qua, ma proprio vado a gusto, mi sembrava mangiare un caprone vivo proprio, e quindi proprio non l'ho tolto. So, ho letto anch'io delle caratteristiche, tra virgolette, miracoloso, ma io diffido tutto quello che viene passato per miracoloso, io ho voluto provarlo, ho fatto un periodo, poi dopo un po' non sono più riuscito, questo non esclude che abbia delle caratteristiche, ecco. Quindi qua dove sta la verità? Dentro di te. Io sento quello che mi fa bene, sento quello che mi fa meno bene, e se so che mi fa meno bene ma ho voglia di mangiarlo, io me lo mangio pregando, ringraziando, però so che me lo mangio, però l'obiettivo finale è arrivare a capire noi quello che ci fa bene e quello che ci fa meno bene, non perché l'ha detto uno, un altro, io, il massimo esperto mondiale per la presa, uno a caso, sull'alimentazione, ma perché io lo sento che mi fa bene, come sento che certi alimenti mi fanno meno bene. Quindi per me quello è l'obiettivo finale, cioè arrivare a capire l'organismo a dirmi, il corpo non mente. Dopo noi ci facciamo di tutti i voli pindarici e ci raccontiamo tante di quei balle che metà basta, ma il corpo non mente. Quindi se iniziamo a fare un percorso di depurazione, che l'organismo inizia a essere depurato, quindi iniziamo ad essere più percettibili a livello anche di pensiero, ma anche a livello, io non sentivo il glutine, ho sempre sono cresciuto con la pasta Barilla, non ho mai sentito la pesantezza, l'ho sentito dopo aver fatto il percorso
con la dieta senza muco per un anno e mezzo, che non l'auguro a nessuno, neanche più peggiori dei miei nemici, però ho dovuto farla per sganciarmi da una certa materialità legata al cibo. Però poi posso dire che adesso percepisco delle cose che prima non potevo percepire, perché ero saturo di tossine fin qua. Quindi quando uno fa un livello, un percorso che abbassa il livello tossico, tu inizi a percepire tutto. Poi le pomodori, i peperoni, le melanzane, il glutine, eccetera, eccetera. E forse anche lì, dico io. Dico perché non so. Ma il burro di panna fresca si può usare? Non conosco, io parlo solo di cose che conosco. Perché non c'è grassi idrogenati dentro? Grassi idrogenati è una cosa, derivato di origine animale è un'altra, prodotto trasformato è un'altra ancora, grassi in esubero non ne abbiamo tanto bisogno, perché i grassi tranquillamente non li troviamo nei legumi, nella frutta di semi oleaginosi, nella frutta con guscio, nei cereali integrali, abbiamo tutti, e nella frutta perché ci sono gli acidi grassi, noi abbiamo tutti i grassi che ci servono. Quindi quello che ci dicono che ci sono i grassi animali è un'invenzione dell'industria. Se uno vuole mangiarselo, se lo può mangiare. Ma l'acqua va bene, ma è importante che sia alcalina oppure più o meno acida, ad esempio, perché quelle della